Ciao! Benvenuti alla SPAB! No, vabbè, dai, scherzo, ok, dai, entrate, entrate, perché sono di corsa, perché sto preparando, sto mettendo a posto, perché tra poco arriveranno dei clienti. Eh sì, come potete vedere, finalmente vi ho raccontato tanto di questa mia passione, vi ho raccontato quando andavo alle terme nella Foresta Nera. Abbiamo parlato di benessere, del corso di maestro di sauna e mam che ho fatto, del corso di massaggi ed eccomi qui. Finalmente, velocemente vi faccio vedere dove vengo ogni tanto per così mettere in pratica quella che è la mia passione, ma poi avremo modo di raccontarla meglio anche con chi ha realizzato tutto questo e che ci spiegherà anche meglio i benefici e che cosa troveremo all'interno di questa spa. Intanto vi faccio vedere velocemente, poi con me preparate quello che c'è. Allora, qui potete vedere c'è il cuore della SPAB, o per la yurta, questa tenda che è dei popoli mongoli. Poi laggiù abbiamo la bagna russa, che è una sauna russa, e la particolarità è che questa è una vera botte di Barolo. L'ho bevuto tutto io, no scherzo, era già vuota quando sono arrivata, c'era già la sauna. Di qui dietro, correte, correte. Dopo il caldo bisogna fare il freddo, quindi ci immergiamo nell'acqua fredda, 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 per fare lo stemperamento. E poi venite, 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 che ho fretta, su. Allora, qui è il pub dove si può bere, mangiare, e si entra in quella che è la sauna, la vera sauna, sauna finlandese, dove noi qui abbiamo non la stufa elettrica ma a legna, quindi vera legna. Dietro di me c'è un bagno turco e poi, non ve lo faccio vedere, sì, guardate di qua, ok, lì dentro. Poi venite di qua, ci rilassiamo anche nell'area relax. E poi tutto questo non può mancare l'idromassaggio, perché un'altra cosa bella che già è in funzione, oh mamma mia, è già in funzione. Andiamo a spegnerla, se no poi che arriva non può entrare, è l'idromassaggio, quindi insomma ci rilassiamo anche nell'idromassaggio, oppure chi vuole può trovare relax qui così. Prossimamente stiamo allestendo la parte esterna, quella che diventerà insomma venire nel percorso benessere anche d'estate, perché non si viene solo d'inverno, e ci sarà la possibilità di fare l'idromassaggio anche all'aperto, e poi ci sarà la piscina vera e propria, dove adesso io vi ho fatto vedere si fa lo stemperamento, invece lì ci sarà la piscina e galleggeremo sorseggiando anche del buon vino e sicuramente del territorio. Adesso vi ho raccontato velocemente quello che c'è, ma tra poco arrivano i clienti, quindi devo andare, ma devo preparare ancora un po' di cose, come ad esempio dopo aver acceso le saune, l'idromassaggio, ho sistemato tutto, devo andare a preparare lo scrub, cioccolato e vino, vino per farlo, uno dei trattamenti all'interno del bagno turco, e poi preparare l'acqua, quello che è il ghiaccio e le essenze da mettere in sauna. Quindi aspettate lì che prendo intanto l'acqua. Arrivo, eccomi. Mestolo, quello poi ci servirà dopo. Andiamo a posizionarlo nella sauna, che va anche a scaldarsi un po' l'acqua, ci servirà per fare vapore, lì, così, il mestolo così. Adesso preparo lo scrub. Tutto questo mentre lo preparo è per dirvi che se vi è piaciuto ci troviamo martedì come sempre alle 9:30 per la nostra diretta. Lo so, l'abbiamo saltata questa martedì, se volete parliamo di questo, ma dobbiamo parlare anche di quello che doveva essere il tema della scorsa puntata, ovvero che cosa facevate al pomeriggio invece di studiare. Magari adesso ci fosse la possibilità, qualcuno direbbe beh, perché no, potrei venire comunque in sauna, che sarebbe un ottimo, diciamo così, stacco per quello che riguarda la parte dello studio. Vedete voi, io vi aspetto martedì alle 9:30, intanto faccio lo scrub, sale un pochino.
una di cioccolato. Qui ci fa bella la pelle. E poi un po' di vino. Mentre io giro, se vi va, sappiate che se verrete a trovarmi troverete questo e tanto altro, e questo sarà quello che vi spalmerete sul corpo per purificare il vostro corpo e renderlo ancora più bello e ancora più liscio. Ciao, alla prossima, ciao, e grazie di essere passati, siete stati gentilissimi, bacio.